casa per noi soltanto e tu sai dov'è, dimmi dove, quando. E di regalare spettacolo, ce la mettiamo tutta, sintetico, ma questo nasconde un po' di emozione nonostante l'esperienza oppure cosa? Ma guai se non ci fosse l'emozione e l'adrenalina a mille, ma la gara è domani in effetti, stasera come dice è una prova spettacolo appunto. Alta la concentrazione sempre, il veterano appunto, dicevo, l'esperienza, sì, è un giovane, beh vabbè, questo è un po' la... cioè, ti lasciamo andare perché un'esperienza, vabbè, 70 anni beh, insomma, è 70 anni e il pilota sicuramente con più esperienza, diciamo così, certo, non parliamo male di 70 anni e zona limitrofe perché mi offendo, anzi siamo tutti. Rally nel Molise.
Ha chiuso un po'. Dove serve la passione, la forza, e la nostra giunta ha tutte le caratteristiche e quindi non possiamo che migliorare. Organizzazione perfetta, un complimento all'Automobile Club, a tutti coloro i quali hanno fatto sì che questa manifestazione diventasse davvero un fuori all'occhiello per la nostra regione. Sottosegretario, anche lei sa che dovete crescere ancora di più perché è richiesto proprio questo, dunque già al lavoro dalla prossima settimana. Senza dubbio la regione farà la sua parte, come quest'anno, in crescendo. Bene, visto che è qui da queste parti, allora un altro momento di, come dire, impegno con la consegna a Giancola e a Liberto, una prestazione. Premiare lui è particolarmente. Penso che addirittura avete corso insieme, vabbè, allora. Una bella esperienza, davvero la coppa, sì, sicuramente i trofei possiamo consegnarli. La top ten chiusa, sì, effettivamente decimi. Andiamo velocemente, non è una colpa, è un merito avere tante vetture. Mario Testa, altro elemento fondamentale in questa operazione, chiaramente sono tante le vetture, tante le premiazioni, cerchiamo di sveltirle un po', però comunque è anche un momento per stare insieme. Beh, sicuramente colgo l'occasione di salutare tutti gli intervenuti, le autorità politiche e amministrative che ci sono state vicinissime, tutti gli ufficiali di gara, quelli che hanno collaborato e hanno lavorato per noi, la nostra segreteria sportiva con Amalia Miozzi e tanti altri che hanno fatto un ottimo lavoro per far sì che questa manifestazione arrivasse a questo livello. La nostra ambizione è quella del Presidente del Consiglio dell'ACI, è quella di andare avanti, di crescere, cercheremo in tutti i modi di tornare nel professionismo puro e lavoreremo con fervore per far sì che il 2020 ci... Libero Simone!